Benvenuti amici appassionati in questo nuovo appuntamento targato Naxos Pro Racing. Siamo all'assistenza della cronoscalata Morano Campotenese 2017. Vi faccio vedere un pochino il casotto che c'è in giro. Ho fatto quella la rima, Allora, siamo alla fine di queste due manche di prove. E niente, il primo tempo l'ha fatto Domenico Scola con 2.46.08. In seconda posizione ci abbiamo Omar Magliona con 2.46.52, ragazzi, attaccatissimi questi due, aspettate, sì, questi sono i tempi migliori, sì. Al terzo posto ci abbiamo Domenico Cubeda con 2.47.37, però abbastanza vicino. Al quarto posto ci abbiamo Michele Fattorini con 2.52.38, se non mi sbaglio, sì. Al quinto posto Vincenzo Conticelli con 2.57.83, Luca Liquato al sesto posto con 3.00.29, De Gasperi Diego con 3.02.11, Leo Grande Francesco sulla Wolf con 3.02.19, e Iaquinta con 3.03.14, che Iaquinta, ricordiamo, che ha avuto un incidente nella seconda manche di prove. E niente ragazzi, la gara per domani si prospetta abbastanza vivace, perché come avete visto nelle prime posizioni sono tutti abbastanza attaccati. Adesso non so se realmente qualcuno si sia nascosto oppure no. I nostri sono andati bene da una parte, Antonio Fiore è andato bene pure, il Guz è andato bene pure, anche se non è molto soddisfatto della sua prestazione in queste prove. Salvo Guzzetta ha avuto dei piccoli problemi di alimentazione alla sua Saxo 1600 gruppo N. Ivan Dudisco non è molto soddisfatto, diciamo, della sua prestazione. L'amico Agostino Scaffidi sulla bellissima Mini in Racing Start è abbastanza soddisfatto, perché è andato bene, si è divertito, e ragazzi, l'importante, non vi dimenticate mai che divertirsi. Vediamo un po' chi c'è. L'amico Rosario Alessi stanno lavorando un attimino sulla macchina, non so per farci cosa, quindi stanno sistemando qualcosina. L'amico Domenico Budano è andato alla grandissimissimissimissima. Orazio Maccarone, non ci siamo visti con Orazio, ma credo che sia andato, ci siamo sentiti ma non ci siamo visti, ma credo che sia andato il tutto, diciamo, abbastanza bene. Ragazzi, abbiamo un pilota siciliano che è lì attaccato con i primi, ovviamente, anche se Domenico ancora è col 2000 e Maglione Scola hanno il 3000, noi come sempre ci speriamo e facciamo il tifo per Domenico. Quindi domani non faremo la diretta streaming, anche perché ci sono i ragazzi di Salita Stile di Vita che la faranno sulla loro pagina Facebook, quindi vi invito ad andarli a trovare, lasciare un bel like anche sulla loro pagina e vedervi la diretta di domani sulla loro pagina Facebook, per l'appunto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete il video e iscrivetevi al canale, ragazzi. Ci si sente domani.